partita fondamentale per entrambi. Il Cesena cerca continuità, Cesena che ha perso solo alla prima giornata in casa nel posticipo contro la Regina, peraltro immeritatamente. Ecco che le squadre entrano in campo con il Cesena in consueto abbinamento bianco-nero, maglia bianca con bordi neri, nella Salernitana invece il completo granata come da tradizione. Il direttore di gara di quest'oggi è Riccardo Pinzani di Empoli, assistenti Fiore di Molfetta e Tasso di Imperia, quarto uomo Donati di Ravenna. Nel primo tempo il Cesena attaccherà da destra verso sinistra, quindi sotto il settore occupato dai circa 100 sostenitori della Salernitana. È tutto pronto, fischietto alla bocca di Pinzani, fischia il direttore toscano, si comincia. Primo pallone per il grande ex, appunto, Manolo Pestrin. Allora sul settore di destra, Soligo, uno dei giocatori più duttili della Salernitana, può giocare indifferentemente dietro e come esterno alto del centrocampo. Allora il greco Kyriazis, cercare Millesi, si appoggia sul Caputo che sfugge a volta, lascia proseguire il direttore di gara. Primo minuto di gioco e subito Salernitana aggressiva. Attenzione, ora ancora dentro l'area Millesi, prova il cross dentro l'area, brivido, Lauro sbroglia ma la palla resta lì. Ancora Salernitana, cercare dentro l'area di rigore l'inserimento, sbaglia Parolo però rimedia molto bene. Allora De Feudis, l'inserimento sul settore di destra di Manolo Pestrin. Ora Fusco sparacchia proprio a cercare Pestrin, buono il controllo del centrocampista ex Cesena, 109 presenze, 6 gol in campionato. Parolo la battuta alla bandierina, dentro l'area Petras, Djuric non bene, poi volta di destro, c'è il tocco di Fusco, rimessa con le mani per il Cesena, Parolo, lato corto dell'area di rigore, sbaglia il controllo. Salernitana che perfezione di disimpegno con Caputo, ex Bari, pescato lo scorso anno dalla formazione pugliese, giocava in C2 del Noi Caccaro, fatto molto bene, uno dei protagonisti della vittoria del campionato della squadra di Antonio Conte che ha conquistato l'anno scorso la Serie A. Ottimo lo scambio da Doprado a Djuric, ancora Doprado, Parolo dentro l'area, Djuric, gran parata di Polito, Schelotto! Schelotto, vantaggio Cesena, 1-0 per i bianconeri, azione non pulitissima ma grande idea, prima di Djuric e poi di Parolo. Schelotto è stato molto bravo a mettere dentro e a sbloccare il risultato al minuto 6, disattenzione del reparto difensivo della Salernitana, Schelotto non ha perdonato, gran guizzo del giocatore argentino che saluta la tribuna. Rivediamo Doprado, Djuric, ottimo lo scambio tra i due, una specialità di Doprado è il filtrante dentro l'area per Parolo, male Fusco, poi Djuric ci ha messo una pezza Polito, ma Bastrini ha decisamente dormito sul tapin di Schelotto che per il momento risolve la partita. Eccolo qua con il sinistro, Matias, Ezequiel Schelotto, siamo circa a 22 metri dalla porta di Antonioli che va ad allestire una barriera piuttosto folta, parte Cozza, il destro, Antonioli non benissimo, attraversa con il pugno, Antonioli si è arrangiato ed è stato piuttosto fortunato, pallone che ha pizzicato prime guanti del portiere ex Bologna, eccolo inquadrato, l'ottimo inizio di stagione del Cesena che ha, lo ricordiamo, assieme al Padova la miglior difesa del campionato, appena 4 gol subiti fino a questo momento dalla squadra di Pierpaolo Bisoli. Doprado anticipato da Carcuro, c'è cioè il fallo di Parolo, ecco il cambio, non ce la fa Capitan Fusco, costretto ad alzare bandiera bianca al minuto, abbiamo superato primo quarto di gara, sempre 1-0 per il Cesena, ma Salernitana che non merita assolutamente lo svantaggio. Biasi, terza stagione per lui con il Cesena, sfortunatissima la prima con la retrocessione, invece molto molto positiva quella la scorsa stagione quando il Cesena ha vinto il campionato, il girone A di prima divisione. Petras, Piangerelli, porta a spasso il pallone, si appoggia su Parolo, cerca e trova Lauro sul settore di sinistra, una delle poche sortite offensive del difensore campano, dentro l'area esce Polito, da Parolo a Piangerelli, Djuric controlla molto bene, Djuric cerca il taglio di Schelotto che si è spostato sul settore di sinistra, buona idea qui, Schelotto il destro, pallone tra i guanti di Polito, nessun problema per il portiere della Salernitana. Se ne va Schelotto sul settore di sinistra, Bisoli chiama il taglio di Djuric, ancora Schelotto, converge, Schelotto in orizzontale, Doprado, ancora Doprado, prova il destro, pallone fuori, non molto, buona qui l'iniziativa Schelotto-Doprado, allora Pestrin, verticale per Caputo, si libera bene di volta, ancora Caputo, limite dell'area, Caputo, Caputo, Cozza, Pepe di destro, pallone debolissimo tra i guanti di Antonioli, giocherà fino al 46esimo. Da De Feudis a Piangerelli, ora attacca lui sulla destra, il cross sul secondo palo, Polito esce bene, il pallone è il suo,
Può bastare così, dice Pinzani. 1-0 dopo i primi 45 minuti di gioco qui al Manucci per il Cesena. Gli applausi che sentite sono per Manolo Pestrin, il grande ex della partita, arrivato sul campo con un leggero ritardo, 3 stagioni e mezzo qui in Romagna. Tutti conservano un ottimo ricordo del centrocampista. Probabilmente sentite il coro, intanto si comincia, che la curva mare sta dedicando al centrocampista romano. Lo striscione anche in curva mare, il saluto della curva dei sostenitori del Cesena per Antonio Recchi, appunto l'abbiamo ricordato precedentemente, direttore sportivo licenziato 10 giorni fa dalla dirigenza bianconera. Petras con le mani. 12° in corso, Cesena 1 Salernitana 0, decide Schelotto che va ora a fare pressing sul portiere salernitano Polito. Velocissimo Schelotto qui, per poco non va a impossessarsi del pallone, costringe Polito a sparacchiare dalle parti di Pepe, con Lauro che lascia sfilare, rimessa in gioco con le mani per lui, Doprado. Doprado ne fa fuori 2 con un gran controllo e un gran dribbling, ancora Doprado, doppio passo, Doprado, cross, secondo palo, Schelotto! Azione meravigliosa di Doprado, 2-0 Cesena, bellissimo qui il cross di Doprado e il destro di Schelotto sotto misura, 2-0 Cesena, davvero sull'asse Doprado-Schelotto, il Cesena ha trovato un raddoppio meraviglioso, il doppio passo di Doprado, ne ha fatti fuori 2 nella prima battuta e poi ha disorientato il terzo difensore, ha messo dentro sul secondo palo il taglio di Schelotto che ha bruciato ancora Bastrini e ha messo dentro con il petto, prima doppietta in Italia per Schelotto, rivediamo il cross di Doprado, bellissimo, Schelotto dentro l'area, non può far altro che buttarla dentro, un gol davvero bellissimo sull'asse Doprado-Schelotto, Schelotto ora che va ad esultare, vedete con la panchina Sinigaglia, Pedrelli, poi arriva Petras, 2-0 al minuto 12, davvero grande, pregevole spunto di Doprado che riesce a confezionare una gran palla per Schelotto che mette dentro il 2-0. Salernitano ora che però ci vuole provare, perlomeno vuole provare a riaprire la partita. Palla laterale in zona d'attacco per Soligo. Pestrin. Primo cambio tra le file del Cesena, entra Cristian Bucchi. Un altro gettone per lui che deve provare a trovare la migliore condizione fisica. Gli applausi dei 10.000 del Manucci per Milan Djuric che lascia il campo al minuto 14.